Otello. Questo è l'anno tra i più importanti di sempre per il nostro paese, 2015 Expo. Non potevamo non pensare ad una bottiglia che rappresentasse l'Italia nel modo più bello, più positivo che ci sia. Sognavamo un prodotto che riuscisse a dare un messaggio di ottimismo, un messaggio di bellezza. Per esaudire questo sogno abbiamo fatto interpretare la bottiglia Italia a uno dei massimi esponenti della street art internazionale. Lui si chiama Flavio Campa, è nato a Parma, ma vive fuori dall'Italia da 30 anni, quindi ha sviluppato questo senso particolare della percezione di ciò che il mondo pensa del nostro paese. Lui è un grande artista e ha, credo, presentato, ci ha presentato un progetto unico nel suo genere, una vera opera d'arte. È partito da un luogo comune che è la parola italiana più conosciuta al mondo. Lo sapete tutti qual è, inutile, non sto qua a dirlo. Lo sapete tutti qual è la parola italiana più conosciuta al mondo? È partito da questo concetto, perché quello che il mondo sa dell'Italia è proprio quello, purtroppo. L'Italia quindi non è la mafia, ma la grande bellezza, un messaggio molto positivo, molto ottimista e molto vero. Io credo che i 20 milioni o più di visitatori che verranno a trovarci, se vedono questa, vedranno questa bottiglia, saranno sicuramente invogliati a pensare positivo del nostro paese. Che cosa ha di particolare questa bottiglia? Intanto, cosa ha di particolare? Parliamo di vino. Noi siamo una delle famiglie storiche nel Lambrusco, quindi all'interno abbiamo voluto che rappresentasse la bottiglia italiana con il nostro prodotto principale, che è il Lambrusco. Quindi è un prodotto che è comunque l'eccellenza, il nostro fuoriclasse, il nostro portabandiera, ma messo in questo contesto, in questa bottiglia, dà al progetto uno spessore particolarissimo. Quindi un Lambrusco, da azienda storica nel Lambrusco, tra leader l'azienda leader di Lambrusco di qualità nel mondo, un messaggio molto forte, molto deciso. Questa bottiglia viene presentata in anteprima oggi, e poi proseguirà questo percorso per tutto l'Expo. Verrà venduta in tutto il mondo, in Italia soprattutto, ma in tutto il mondo, pensando che coloro, le località in cui ci sarà maggiore affluenza di visitatori, cioè coloro che verranno da tutto il mondo, possano comunque trovarla, e quando la trovano, oltre a bene a comprarla, quello ci farebbe molto piacere, però vedano un messaggio molto positivo. A favore di telecamera ve la faccio vedere, perché il messaggio è molto molto fantastico. L'Italia non è la mafia, ma la grande bellezza, volutamente in inglese, così tutto il mondo è capace di capirlo. Un'ultima cosa sull'azienda. L'azienda è presente da... L'ha fatta mio nonno. È presente da tantissimi anni. Oltre a questa bottiglia è presente con tutta la sua produzione. Abbiamo tutte le armi puntate per intercettare più clienti possibili. Noi siamo, vi dicevo, vi ripeto, l'azienda di riferimento nella busca di qualità nel mondo. Siamo di Parma, siamo in piene terre verdiane, per cui con i nostri marchi di riferimento, che sono le Terre Verdiane, Lambrusco, e l'Otello, che è diventato il Lambrusco più amato e più premiato del mondo, siamo presenti e ci proponiamo al mercato con
veramente con eccellenze, che in pochi hanno. Mercati di riferimento, oltre all'Italia, tutto il mondo? Esatto, noi siamo, dicevo, molto diffusi nel medio-alto ristorazione italiana e poi vendiamo tutto il mondo. Un'ultima domanda, di questa bottiglia si sanno già i prezzi di vendita? Allora, i prezzi di vendita, questa è una bottiglia che dovrebbe andare al pubblico dai 15 ai 18 euro, più o meno la fascia di prezzo è quella. Benissimo, sarete presenti anche all'Expo per tutto il periodo dell'Expo? Assolutamente, abbiamo tantissime iniziative, tantissime manifestazioni, ci chiamano ovunque, quindi saremo presenti sia con il padiglione dell'Enoteca piuttosto che in altre strutture, siamo veramente, abbiamo tante cose da sviluppare. Bene, grazie mille e arrivederci all'Expo.